Amici di Caffè Bollente, buonasera e ben ritrovati in quella che è la seconda puntata di questa nuova edizione della trasmissione, sempre qui dal Caffè Menchetti al Parco Giotto di Arezzo. Torniamo a parlare di politica e soprattutto la nostra proiezione è mirata all'appuntamento di primavera, dove saranno ben 26 comuni della provincia di Arezzo chiamati a rinnovare gli organi consiliari e i nuovi sindaci. Con me questa sera ci sono Massimiliano Lachi, portavoce di Libera a Castiglioni. Parleremo, focalizzeremo l'attenzione appunto su Castiglione Fiorentino e il sindaco uscente di Terranova, Bracciolini, Sergio Chienni. Dico uscente perché lui in primavera non potrà essere alla partita perché è esaurito il mandato, visto che è 10 anni che è sindaco del centro del Valdarno Aretino. Vorrei fare una premessa: ringrazio subito Massimiliano Lachi per essere stato prontamente, fra virgolette, sportivo, perché questa sera avrebbe dovuto essere nel nostro salotto qui al Caffè Menchetti il sindaco uscente Mario Agnelli, che purtroppo ha avuto un impegno di carattere personale, un problema di carattere personale, è dovuto andare a Pisa di estrema urgenza, e quindi ci auguriamo di poter presto avere nel nostro salotto proprio Mario Agnelli per poter meglio anche affrontare certe tematiche che riguardano il suo ruolo. Ma per capire meglio cosa tratteremo in questa prima parte, nella seconda ci saranno due rappresentanti del comune di Cortona e Lucignano. Vediamo la scheda che abbiamo confezionato. Terranova Bracciolini è il comune della provincia di Arezzo con il più alto reddito pro capite, aziende che sono il motore della nostra economia, ad iniziare da Prada e Zucchetti Centro Sistemi. Però ha dovuto fare i conti con la crisi della Fimer, crisi che per certi aspetti non è stata risolta. Problemi di non poco conto che toccano anche il rapporto con gli altri comuni limitrofi. Prima la vallata viveva sulla diarchia tra Montevarchi e San Giovanni, oggi Terranova è la variabile perfetta per scompaginare il quadro. La questione di potere rota, non c'è dubbio che sia stato un detonatore di tensioni multiple, non c'è dubbio che quella struttura sia stata una cascata in positivo per il comune terranovese. Ma ora che la regione ha decretato la chiusura, dovrà essere gestita la bonifica e Terranova è chiamata a giocare un ruolo ancora più pressante. Sulle infrastrutture il nodo da sciogliere è quello della bratella delle coste, dove i ritardi ci sono, nonostante le rassicurazioni della regione toscana. E sul piano politico c'è chi reclama le primarie, mentre altri sono decisamente contrari. Castiglione Fiorentino è uscito da una crisi profonda legata alle vicende del dissesto di 10 anni fa e ha dovuto riequilibrare i conti. La situazione si è normalizzata, ma i problemi non mancano. Il ritardo dei lavori ai giardini pubblici di Porta Fiorentina è un esempio sotto gli occhi di tutti. Alla fine il blocco danneggia le attività dello stesso centro storico, per non parlare del destino della vecchia area che un tempo occupava lo zuccherificio. In un recente incontro i nuovi proprietari hanno rassicurato che non ci sarà una nuova centrale a biomasse, visto che l'area in questione non è di poco conto e oggi rischia di essere solo un parco naturalistico. Che assicurazioni ha avuto il comune? Come è stata certificata tutta la zona? Resta aperto il problema della 71, che proprio nel tratto del comune di Castiglione Fiorentino è tra i più pericolosi. Sul piano politico, nel centrodestra è aperta la questione all'interno di Libera Castiglioni, che è stato un grande contenitore civico, ma con la scelta di campo fatta proprio dallo stesso sindaco Mario Agnelli nelle ultime politiche, qualcosa è cambiato e oggi lo stesso Agnelli è un sindaco leghista in uscita con incarichi importanti nel contesto regionale. Chi lo sostituirà? Le primarie sono state escluse, ma i pretendenti non mancano e finora non si è capito chi dovrà presentarsi agli elettori per raccogliere l'eredità che Agnelli lascerà. E allora non mancano gli spunti per affrontare le tematiche legate a questi centri importantissimi, due centri cerniera, perché Castiglione Fiorentino, a metà fra Cortona e Arezzo, ma ha acquisito uno spazio tutto suo anche di grande rilievo. Stessa cosa per Terranova Bracciolini, che a mio avviso, ora so che farò arrabbiare gli amici di Montevarchi e San Giovanni, è diventato il comune più importante sotto l'aspetto economico e strategico del Valdarno, se non altro anche non solo per l'uscita del casello autostradale. E vengo subito alla cronaca, ai fatti di queste ore, questione Fimer. Ieri il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, quindi si apre una nuova frontiera, sindaco?
Sì, perché è un passaggio molto delicato e complesso, perché davanti ci sono due scenari sostanzialmente, da un lato la possibilità dell'amministrazione straordinaria e dall'altro la liquidazione. I commissari sono stati nominati dal Ministero, dovranno svolgere un compito complesso ma in tempi celeri, perché devono di fatto verificare se ci sono i requisiti e le condizioni per procedere a un'amministrazione straordinaria. E in tal senso verificare se ci sono gli strumenti atti a garantire la continuità produttiva dello stabilimento. Questa è in questo momento l'augurio e l'auspicio, che però deve essere corroborato ovviamente dai fatti e dai numeri, che non sono a nostra conoscenza, ma verranno approfonditi dai commissari del Ministero. Nel frattempo è notizia di stampa anche di ieri sera che l'investitore Greybull McLaren ha Che si è anticipato 5 milioni di euro, quindi. Ha attestato la sua disponibilità a continuare a intervenire anche in un nuovo scenario. Quindi noi ovviamente attendiamo quelli che sono gli sviluppi, c'è legato il destino di 280 persone, quindi di famiglie, ci vengono a lavorare ovviamente teranovesi, ma anche tanti valdarnesi e persone da fuori, una realtà produttiva a cui noi teniamo in maniera particolare e che ha una sua potenzialità, perché di fatto comunque il numero di ordini che nel corso del tempo si sono registrati sono stati importanti anche in una fase difficile. Quindi vediamo quali sono gli sviluppi, li seguiamo con assoluta attenzione. Ecco, di questa mattina, ecco, quali sono state le reazioni in ambito sindacale tra i lavoratori? Lei ha avuto modo di testare la situazione? Sì, io ho parlato con le organizzazioni sindacali, con alcuni lavoratori e il quadro è quello che stavo esponendo prima sostanzialmente. Si attende quello che è il lavoro dei commissari. Questa vicenda purtroppo ci ha riservato tanti capovolgimenti di fronte, c'è una responsabilità chiara della proprietà che è stata contraddittoria nelle sue azioni e devo dire assolutamente inefficace, lo abbiamo detto in tempi non sospetti, purtroppo oggi ce n'è la riprova con quello che è stato il decreto del Tribunale di Milano. Però si apre una pagina diversa, vediamo che sviluppi ci saranno, ovviamente c'è preoccupazione al riguardo e le speranze sono legate alla possibilità che si possa con qualche strumento garantire la continuità produttiva dello stabilimento. Ricordo per ultimo che a fianco ai dipendenti che hanno la nostra massima attenzione, la massima attenzione è riservata anche ai fornitori perché con la pagina che si è scritta ieri al Tribunale di Milano hanno sicuramente ricevuto purtroppo un danno ingente e sono persone e aziende serie che hanno continuato a lavorare per Fimer nonostante le difficoltà che l'azienda stava vivendo. Senta, invece tornando a un altro capitolo aperto, il futuro di Podere Rota è già segnato, però come verrà bonificata quest'area e che rassicurazioni avete avuto? Allora, la discarica di fatto è chiusa dal settembre del 2022 e è partito però un nuovo progetto che è quello legato a Valdarno Ambiente, che è tutto incentrato sull'economia circolare e che punta al mantenimento dell'occupazione, perché ci sono comunque dei dipendenti da salvaguardare, ma soprattutto c'è anche da fare un cambio di paradigma che è quello che è in essere con i percorsi autorizzativi, perché si tratta di un impianto di recupero di metalli preziosi dalle schede RAEE, con un brevetto fra l'altro molto avanzato in collaborazione con un'altra azienda del nostro territorio che è la LEM e di altre misure che c'è il desiderio e la volontà di approntare e sono in essere per l'appunto o in incipito già in fase avanzata i percorsi autorizzativi. Quindi, sì, esatto. Tra l'altro il protagonista, ha subito un incendio, Eh insomma, sì, dei danni notevoli, a suo quindi. tempo sì, devo dire che è guidata da un imprenditore valdarnese veramente capace, che anche in Ce quella ne situazione fossero di esatto, anche in guardani. quella situazione di difficoltà è stato molto vicino, ha garantito ai dipendenti tutti i loro diritti e il futuro dell'azienda. Quindi ecco, in Valdarno ci sono, noi siamo una città diffusa, di fatto, ora si parla Teranova, San Giovanni, Montevarchi, ma ormai c'è una contiguità territoriale di urbanizzazione che ci rende a tutti gli effetti quasi un'unica Ma città questo è un che. problema o una risorsa o un problema qualche volta? Allora, da un punto di vista di viabilità talvolta è un problema, diciamo che però da un punto di vista occupazionale non lo è, perché noi abbiamo la fortuna di avere un ceto imprenditoriale sicuramente avanzato, che ha delle punte veramente molto, molto belle e anche molto consistenti, basta pensare al settore della moda, all'innovazione tecnologica e non solo, ma abbiamo anche un tessuto di piccole e medie imprese che ha retto l'urto anche della crisi del Covid e tutt'oggi il Valdarno è una vallata che dà lavoro.
dove purtroppo manca, a volte è difficile, mi dicono gli imprenditori, trovare le figure professionali adatte a ricoprire dei ruoli che sono scoperti. Senta, mi dice come si fa e come si relaziona con un imprenditore importante come Bertelli? No, allora i comuni sono chiamati a essere pronti a dare risposte su un lato di pianificazione urbanistica, è quello il compito maggiore che hanno i comuni. Poi in collaborazione con gli altri enti c'è da dare risposte su quelle che sono le infrastrutture e mi riferisco in primo luogo alla viabilità. Uno degli obiettivi che abbiamo iniziato a centrare e che era stato cercato di raggiungere per decenni è quello della realizzazione della Costa Casello, una infrastruttura, questa bretella, esatto, un'infrastruttura decisiva che collega per l'appunto, che collegherà direttamente il Casello Valdarno, che è altamente transitato, con il polo industriale, in particolar modo di Valvigna, bypassando la Poggilupi e quindi favorendo un traffico veicolare più scorrevole. A noi ci permetterà anche di raggiungere un altro risultato, perché fino ad oggi noi abbiamo spesso incontrato richieste da parte di imprenditori di allocarsi nell'area adiacente al casello, che oggi è libera da qualsiasi edificato, ma c'era la difficoltà che mancava una viabilità di penetrazione, che questa viabilità costava decine di milioni di euro. Oggi invece questo scenario diventa concreto e ci permetterà di pianificare quell'area e di far atterrare altri posti di lavoro sul nostro territorio e sul Valdarno. Senta, Chieni, io mi auguro che questo progetto possa avere un buon fine per due motivi. Il primo, legato alle infrastrutture minori, che perlomeno un collegamento con Figline esterno sia migliore di quello di oggi, perché l'ho toccato con mano, francamente si finisce una strada, fra virgolette, anche pericolosa, dove però vedo che ci sono i rilevatori della velocità e quindi implacabili, province di Firenze sono per chi giustamente infrange il regolamento, il codice della strada. Però mi auguro anche che possa essere da volano per una svolta diretta nello stesso tratto autostradale, perché non c'è dubbio che il tratto tra Valdarno, Arezzo e Valdichiana sia diventato ormai invivibile per certi aspetti, e mi auguro che questa benedetta terza corsia possa arrivare proprio grazie alla presenza di aziende così importanti. È ciò che ci auguriamo anche noi, perché la terza corsia è fondamentale. Devo dire che proprio all'interno della terza corsia dei lavori della terza corsia siamo riusciti a inserire quello che è il finanziamento per la bretella Costa Casello, quindi il primo lotto che fa riferimento alla regione e il secondo lotto invece verrà finanziato da Autostrada. 30 secondi, chi è che la sostituirà? Chi sarà il candidato che rileverà Chienni? Soprattutto che farà Chienni dall'aprile in poi? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è una domanda che va rivolta ovviamente all'intera coalizione, non è il sindaco Chienni che decide. Il sindaco Chienni ha la responsabilità, è quello che sto cercando di fare fino all'ultimo giorno, di lavorare per centrare gli obiettivi che ci siamo dati, perché purtroppo talvolta ci dimentichiamo che questo mandato è stato un mandato per tutti gli amministratori dei comuni zoppo, perché non sono stati 5 COVID. Anni, ma sono stati 5 anni meno 2 di fatto, quindi 3 anni di operatività vera, perché poi durante il Covid i comuni hanno lavorato alacremente, ma per dare risposte ed essere il terminale delle decisioni del governo per supportare le persone che stavano attraversando un momento di disagio. Quindi io fino all'ultimo giorno, con senso di responsabilità, mi dedico a dare risposte ai miei cittadini. Bene, noi ci fermiamo, tra poco dedichiamo lo spazio a Castiglione Fiorentino nella seconda parte del primo blocco. A tra poco. Bene, seconda parte del primo blocco di Caffè Bollente dedicato ai comuni di Terranova e Castiglione Fiorentino. Questa volta focalizzeremo l'attenzione su Castiglione Fiorentino. C'è tanta carne al fuoco e tra l'altro nella scheda non potevamo mettere una notizia fresca, visto che proprio la nota è di poche ore fa. I lavori agli ex macelli di fatto si sono ripresi con maggiore lena, e questa è un'altra grande scommessa della vostra amministrazione, Lacchi. Sì, i macelli sono uno dei progetti ai quali teniamo particolarmente. Era fino a 10 anni fa indicato tra i beni alienabili. Noi abbiamo voluto fortemente che invece i macelli fossero rivalutati e diventeranno la sede della Polizia Municipale e il luogo della cultura per eccellenza. Sarà sede della biblioteca, ci sarà uno spazio per la lettura e uno spazio espositivo. È un luogo centrale, anche perché si colloca proprio
dal punto di vista urbanistico, proprio al centro di Castiglione Fiorentino. Senta, e come recupererete quegli spazi che adesso sono occupati dall'attuale biblioteca? Come verranno gestiti? Quindi noi abbiamo sempre la biblioteca al piano superiore, ospita il museo, quindi l'idea è quella di che il Palazzo Pretorio, dove oggi c'è biblioteca e museo, sarà dedicata interamente al museo di Castiglione Fiorentino e alla Pinacoteca. Quindi ecco, l'idea è quella di farla diventare davvero un polo museale nella cittadella del Castro. Senta, Lachi, l'altra faccia della medaglia potrebbe essere questa. Qualcuno può dirvi, e a Porta Romana non c'è più nessuna attrattiva? Porta Romana, in realtà c'è un grandissimo progetto. Noi abbiamo, voglio ricordare anche qui, c'è un investimento importante che ha portato a un parziale recupero del complesso Santa Chiara, che fino a un anno fa ha ospitato gli studenti americani, che causa Covid, per una contingenza di cause, hanno interrotto il loro programma, però ecco, il complesso dove erano ospitati necessitava di una ristrutturazione complessiva, questo è stato fatto ed oggi credo che quello possa essere davvero il volano per Porta Romana. Il complesso Santa Chiara si trova proprio accanto a Porta Romana, quindi l'idea è proprio quella di farla ridiventare il certo, polo. È una struttura imponente. Una struttura che ho ospitato nei tempi dal 1989 fino al 2020 più di 200 studenti, quindi era un vero e proprio campus universitario. È stato veramente il fiore all'occhiello di tutte le amministrazioni, nata nel 1988, e credo che Castiglione oggi sia orfana di questa università americana, e noi faremo di tutto perché al Santa Chiara si possano rivedere gli studenti americani. Senta, invece per quanto riguarda il futuro dell'area che un tempo ospitava lo zuccherificio, è stato, diciamo, non so se definirla foriera di tutti i mali di Castiglione Fiorentino, perlomeno ci sono state delle problematiche che ci sono anche adesso, perché quella mi dicono che sia un po' una terra di nessuno, soprattutto al calar delle tenebre. Allora, questo secondo me è una cattiva informazione. La terra è di qualcuno, perché c'è la società GB. Non per quanto riguarda la proprietà, dicevo che però volevo chi dire frequenta che, certo, la zona di notte. Ecco. Certo, la terra, la proprietà immobiliare, si parla di 110 ettari, sono stati aggiudicati ad un privato che si è presentato. E la cosa diversa rispetto a magari al passato è stato proprio che il primo incontro è stato un incontro pubblico con una commissione consigliare cui fanno parte tutti i membri del Consiglio Comunale e con questa proprietà. La proprietà è stata chiara nell'esporre ciò che è l'intento di cosa vorrà realizzare in quest'area. Non vuole smembrare l'area, vuol far diventare quest'area, ha un'idea di sviluppo economico, però deve essere un'idea che ovviamente nella sua intenzione deve essere un'idea unitaria, quindi non procederà a smembramenti di proprietà, ma prediligerà dei progetti unitari per il recupero dell'intera area. Anche perché, se non vado errato, una certa parte di quest'area è vincolata dalla regione. Ed è vincolata dallo Stato, sì. Cioè è un'area di ripopolazione, l'area dei laghetti, sì. Di ripopolazione di riproduzione degli uccelli. Quindi ecco, questa è un'area sulla quale c'è un vincolo ben determinato, e quindi ecco, su quella di sicuro non ci saranno questioni, insomma. Però anche sull'altro, rispetto alle indiscrezioni che sono uscite sulla stampa, sul fatto che pare quasi che questa proprietà abbia detto che non farà la centrale a biomasse, ecco, questo è un fatto del tutto scontato, cioè che non vi sarà alcun tipo di centrale, non c'era bisogno che lo dicesse la proprietà.
Già il Consiglio Comunale in tempi non sospetti negli anni precedenti si è unanimemente espresso in questo senso e quindi da parte della proprietà c'è invece la volontà di ascoltare il territorio, di ascoltare l'amministrazione, tant'è che questo incontro che si è voluto essere con questa commissione che è stata costituita ad hoc è stato un incontro proprio per far sì che le parti si parlassero, quindi ecco, io credo che vedo un futuro abbastanza roseo su questa cosa, con tutte le difficoltà che possono sorgere sullo sviluppo di quest'area, però ecco, credo che ci siano buone intenzioni da parte della proprietà e un'attenzione particolare da parte del Consiglio Comunale che, della politica. Ci si gioca il rilancio, si può alzare l'asticella nel recupero, nella valorizzazione di un'area che un tempo ha segnato anche lo sviluppo economico di Castiglionfiorite e che oggi deve tornare a portare, certo, essere foriera di sviluppo, nonostante che siano cambiati i tempi, siano cambiate le situazioni e sia cambiato anche il mondo per certi aspetti. Per quanto riguarda invece la 71, non c'è dubbio che insomma è un'infrastruttura che rischia di essere superata e però dà sempre dei problemi. Voi col vostro semaforo intelligente, oserei dirlo, avete cercato di ammonire coloro che insomma esagerano con un'attenzione alla sicurezza ben definita, ma non basta. È chiaro, la SR71 ha necessità di, è una strada di percorribilità pesante dove è necessario davvero un controllo quotidiano, tant'è che ciò che noi cerchiamo di fare come opera di amministrazione quotidiana è quella di destinare le risorse dei vigili urbani soprattutto alla vigilanza di questo tratto stradale che attraversa Castiglione Fiorentino. È un tratto che ovviamente purtroppo ha nel corso di quest'ultimo periodo è stato segnato da dei lutti importanti che hanno sconvolto anche la cittadinanza, ecco. E quindi ecco, questa cosa fa di sicuro riflettere. Io non credo che c'è un grande progetto che è quello di portare la percorrenza della statale a monte, a valle rispetto all'attuale tratto. Però rimanendo sul, come si dice, sul concreto piuttosto che su ciò che potrà in futuro accadere, credo che dobbiamo intensificare i controlli, cercare di trovare quelle soluzioni che possono portare ad una maggior prudenza e quindi ad indicare una maggior prudenza sulla percorribilità di questo tratto che interessa per lunga parte il nostro territorio comunale. Senta, perché avete sposato una linea prudente sul progetto della stazione Medio Etruria? Non è vero, no. Questo non è assolutamente vero. È che si parla della stazione Medio Etruria, io ricordo che se ne parla da più di 10 anni. Se qualche sirena si è alzata qualche mese fa e ha pensato alla stazione Medio Etruria, ricordo a costoro che se ne parla da più di 10 anni. Noi abbiamo sempre detto che l'idea della destinazione della stazione Medio Etruria, della collocazione su Rigutino, è l'idea che sicuramente per noi sarebbe quella ottimale, la migliore. Di fatto l'avete in casa. E ce l'abbiamo in casa, 3 chilometri, credo che sia una cosa che si commenta da sola. Quindi non c'è bisogno, secondo me, né di fanatismi né di tifoserie, ma c'è bisogno di ragionare sulle cose. E quindi credo che non servano gli isterismi, come ho visto in qualche comunicato da parte di singoli cittadini. Ben vengano i comitati che consigliano la politica, che indirizzano anche le scelte politiche, però ecco, ognuno deve fare la propria parte. Io credo che quindi non si può dire che noi abbiamo avuto un atteggiamento prudente, non siamo tifosi, questo sì. Ecco, le faccio una domanda e voglio coinvolgere anche Tieni su questo. La tassa di soggiorno voi
come la gestite? Soprattutto intendete reinvestire sul territorio proprio per promuovere un territorio che è bellissimo il vostro. La Val di Chio so che ha degli agriturismi tra i considerati tra i più belli del mondo. Sì, un agriturismo della Val di Chio ha vinto per 4 anni di fila TripAdvisor, quindi la tassa di soggiorno, come tutti sanno, è una tassa di scopo, per cui gli introiti che vanno per cassa devono essere obbligatoriamente investiti per la promozione turistica. Voi avete avuto un aumento? Noi abbiamo, quest'anno è il primo anno che abbiamo applicato la tassa di soggiorno, per cui abbiamo avuto l'aumento perché non ce l'avevamo prima. Però la nostra tassa di soggiorno, che è di 1 euro al giorno, Che presenza avete voi? Siamo sui 50.000 euro. Insomma. Importante. Invece voi... Noi non l'abbiamo istituita. Ecco, però non avete un territorio che può benissimo... No, non c'è nemmeno l'intendimento di farlo, sinceramente. Sì, abbiamo un territorio oggettivamente, ma questo è un po' tutto il Valdarno, ma in particolar modo da noi, che è a doppia vocazione, perché abbiamo il fondo valle industrializzato, l'artigianato, il commercio... E la Sette Ponti invece è veramente una delle espressioni di pregio, una perla del nostro paesaggio, e sono tante, e l'economia rurale ricettiva è importante. Ma il vostro scopo è arrivare anche a far parte dell'Unione dei Comuni del Prato Magno? Che non ne fate parte voi? Allora, noi abbiamo fatto un atto indirizzo in Consiglio Comunale per valutare l'ingresso nell'Unione dei Comuni del Prato Magno. Credo che a breve avremo dei riscontri, perché abbiamo ovviamente assegnato questo compito ai tecnici e ai funzionari, e sulla base di quello valuteremo il da farsi. Senz'altro, indipendentemente da entrare o meno nell'Unione dei Comuni del Prato Magno, i rapporti con i comuni di Loro, Castelfranco Pian di Scoia e Castiglion Fibocchi sono egregi, sia per i rapporti che intercorrono tra gli amministratori, ma anche per un po' di omogeneità territoriale e di storia che ci contraddistingue. Bene, l'ultima domanda che le faccio, voglio una risposta rapida: non farete le primarie? Qui non interpello l'assessore della Giunta Agnelli Lachi, ma il presidente Libera Castiglioni. Sì. Allora, non farete le primarie, però dovete scegliere chi sarà il candidato che proporrete alla cittadinanza, un candidato che dovrà sostituire un sindaco che, insomma, ha occupato uno spazio di rilievo in questi ultimi 10 anni. Non sarà semplice trovare e sostituire Mario Agnelli. Non sarà semplice, ma nemmeno impossibile. Come ho detto in passato, e qui lo ribadisco, il frutto non cadrà lontano dall'albero. Questo quindi per dire che non, anche in questo caso, francamente, io ormai ho abbastanza esperienza, senza peccare di immodestia, insomma, su questa affermazione, per dire che le corse in avanti non servono a nessuno. Noi abbiamo 10 anni di buon governo alle spalle, credo che dobbiamo mettere a frutto quello che abbiamo fatto e che siamo riusciti a fare, e credo che appunto la soluzione davvero è una soluzione che, con tutta tranquillità, in maniera condivisa anche con gli alleati che ci hanno sostenuto, che hanno sostenuto Libera Castiglioni in questi 10 anni di buona amministrazione, troveremo. E io credo che il primo non abbiamo ancora deciso, ma mi sembra che siamo in buona compagnia, perché non mi sembra che nessuno delle migliaia di comuni che vanno al voto ha deciso ancora chi è candidato a sindaco, perché ancora è prematuro. E c'è anche un tema, devo dire, che è abbastanza naturale, che deve essere anche questo dipanato, ovvero sulla discussione sul terzo mandato, che ancora è sul tavolo del Parlamento. Dato che si discute sulla possibilità dell'estensione del terzo mandato ai comuni fino a 15.000 abitanti, credo che sia buona cosa attendere che perlomeno il Parlamento si pronunci in questo senso. Quindi... Allora, prima di chiudere, in caso dovesse arrivare questo semaforo verde, lei chiedi cosa farebbe? Io vi dico la verità, sono abituato a riflettere sulle cose che ci sono con certezza. E davvero sento forte il senso di responsabilità in questo momento di lavorare per il mandato che gli elettori mi hanno dato, e che arriva fino a giugno del 2024. Lo dicevo prima,
Purtroppo questo è stato un mandato che è stato penalizzato dal Covid e quindi c'è necessità di lavorare alacremente anche in questi mesi per dare le risposte che avevamo promesso ai nostri cittadini. Ora io con molta sincerità sono in questo orizzonte qui, bene. Poi gli sviluppi si vedranno. È finita la prima parte, il secondo blocco della prima parte di Caffè Bollente. Tra poco ci saranno il sindaco di Lucignano Roberta Casini, il candidato sindaco di Cortone Andrea Vignini. Io intanto ringrazio Sergio Chienni, sindaco uscente di Terraona Bracciolini, e il portavoce, nonché assessore della Giunta Agnelli, portavoce di Libera Castiglioni, Massimiliano Lacchi. A tra poco. Grazie. Amici di Caffè Bollente, buonasera e bentrovati in quella che è la seconda puntata della nuova edizione. Siamo qui al Caffè Menchetti al Parco. Questa sera parleremo di politica. In primo piano la situazione relativa ai 26 comuni della provincia di Arezzo che saranno chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali nella prossima primavera. Questa sera focalizzeremo l'attenzione su due comuni con un sindaco uscente in odore di riconferma e un aspirante sindaco, visto che parleremo dei comuni di Lucignano e di Cortona, quindi un corner dedicato alla Val di Chiana, tra l'altro fra due località fra le più belle della nostra provincia. Do il benvenuto a Roberta Casini, sindaco uscente di Lucignano, e Andrea Vignini, aspirante sindaco. Non so se è giusta questa definizione del comune di Cortona, ma Andrea non ha certo bisogno di presentazioni per un semplice motivo, perché per 9 anni, se non vado errato, 10 anni è stato sindaco di Cortona e dopo una lunga vacatio, si può dire, dopo essere stato prima ai giardinetti pubblici, poi a produrre libri, visto che un acclamato scrittore ha deciso di tornare in Lizza e di presentare la sua candidatura in vista delle prossime elezioni, anche se bisogna vedere se riuscirà a trovare un consenso da parte dello schieramento per cui lui si propone. Abbiamo subito preparato una scheda che introduce l'argomento relativo a questi due comuni. A Cortona la situazione è in piena ebollizione. Nel centro-destra la spaccatura davanti agli occhi di tutti e la recente uscita del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Lucacci su Meoni lascia poco spazio alle mediazioni. Meoni è stato dipinto come un sindaco divisivo. A destra ormai hanno preso una strada ben definita, ma anche a sinistra il quadro dovrà essere chiarito, visto che c'è già un candidato, Andrea Vignini, tornato tra l'altro da poco nel PD, ma non espressione dello stato maggiore del partito, che probabilmente sabato prossimo farà capire la strada che seguirà. Vignini intanto è già partito e punta a strappare quel consenso che ancora non ha. Chi non ha problemi a Lucignano, Roberta Casini, può ricandidarsi per il terzo mandato. La legge glielo consente, del resto è difficile immaginare il piccolo gioiello della Val di Chiana senza la sindaca che ha contribuito in maniera palese a tenere alto il nome di una realtà che ha vinto la battaglia sul turismo reale senza perdere d'occhio l'economia. Avere in zona due aziende come la Svi e la Pizzarotti significa molto e Lucignano ha dimostrato di avere una duttilità che la porta ad essere competitiva sotto tutti i profili. E allora questa breve scheda che ha riassunto quali sono i connotati politici che stanno caratterizzando questi importanti comuni della provincia di Arezzo. Intanto Vignini, la sua candidatura sta spiazzando un po' il centro-sinistra oppure è inclusiva e quindi lei pensa di poter strappare quel consenso che ancora non ha? Ma innanzitutto, sai, in questi casi bisogna essere precisi nelle parole. Io non mi sono autocandidato, io ho detto che sono disponibile eventualmente a scendere in campo. Non ho visto nessuna reazione particolarmente drammatica in realtà. Vedo che c'è una discussione aperta nel Partito Democratico soprattutto, una discussione di cui ho assoluto rispetto, anche perché vorrei ricordare, ma lo faceva già bene la tua scheda, che io sono membro dell'Assemblea Nazionale del PD, eletto per le ultime primarie nazionali, e sono anche invitato permanente alla segreteria regionale del PD toscano come segretario regionale uscente di Articolo 1. Fra l'altro, fra poco, questa sera, ne avremo una online e la mia collega Roberta Casini, collega di segreteria, sarà presente insieme a me appunto a questo evento. Allora io
credo che non ci dovrebbero essere grandi problemi da parte del PD, ma ripeto, rispetto il loro travaglio interno, la loro discussione che finalmente è cominciata. Io sto attendendo alla finestra quelli che saranno le decisioni del Partito Democratico e degli altri attori politici che sono in campo. Nel frattempo però ho deciso anche di muovermi in autonomia insieme alla mia associazione culturale Cortona Civica, che organizza degli incontri nelle frazioni. Insieme a Cortona Civica ci sarà l'altra associazione culturale, il Pungiglione. Che è già tutto un programma, considerando che il Pungiglione deve andare a pungere. Esatto. In questo momento chi sta pungendo? E ci sarà il Movimento 5 Stelle. Questo è una cosa. E io credo, lo dico così, che in generale l'apertura ai 5 Stelle sia una cosa di cui farsi carico e di cui anche essere lieti. Parlo di nuovo da parte del PD, perché mi sembra che a tutti i livelli, sia quello nazionale che regionale, sia probabilmente l'unica possibilità che c'è per raggiungere i voti necessari per continuare a governare. Senta Vignini, un dato di fatto, un dato oggettivo, sabato prossimo è stata programmata una conferenza stampa dove saranno, non dico svelate le carte, ma perlomeno potremo capire quali che saranno le tendenze della segreteria del comitato comunale cortonese, che finora è sempre un po' rimasta sulle sue, molta prudenza, e soprattutto abbiamo avuto l'impressione che abbia visto, non dico con disagio, ma con una certa sorpresa le mosse anticipatrici che lei ha fatto. Io ne sono lieto in realtà che si prenda finalmente coscienza della situazione da parte di tutti. Io noto però che non vedo questa, da parte mia, questa mossa così straordinariamente rivoluzionaria. Io ho cominciato a discutere in tempi assolutamente normali di un approssimarsi delle elezioni che sono ormai dietro l'angolo. Io credo che delle decisioni debbano essere prese, tutte qui. Non impongo niente a nessuno, non ce l'ho con nessuno, non voglio litigare con nessuno. Ho più volte detto che non ho preclusioni di sorta nei confronti di nessuna forza o movimento politico, purché stiano contro la maggioranza di centrodestra attuale. Non ho nessuna preclusione nei confronti di nessun esponente dei partiti e dei movimenti che si oppongono a Meoni. Naturalmente penso che la mia candidatura sia legittima come quella di altre. Chiedo soltanto che venga valutato per quello che è, ed eventualmente, come ho sempre detto, anche in questo caso sommessamente, senza cercare nessuna polemica, eventualmente, qualora ci fossero più candidati, ricordo che ad oggi non ce ne sono, qualora ci fossero più candidati nel centro-sinistra, io chiedo che vengano fatte delle primarie. Ecco, le primarie, come mai nel PD, Roberta, c'è questa ritrosia adesso? L'avete inventata, era lo strumento, l'idea forza anche vincente del Partito Democratico, adesso invece quando si parla di primarie, da tutte le parti c'è sempre un po' di ritrosia. Forse perché si temono delle spaccature postume, degli effetti post... Intanto buonasera, io... Credo, io sono stata una che non è stata proprio quella che l'ha auspicate le primarie, fin da quando venivano viste come la soluzione. Credo che questo strumento sia invece, poi possa essere un ottimo strumento se saputo usare. Il PD ha dimostrato forse di non saperlo usare, perché ci si fa la guerra più interna che non all'esterno contro invece quello che poi giustamente deve essere il vero obiettivo. E le primarie purtroppo sono servite per creare divisioni personali che poi non si ricuciono in vista invece di quello che è la parte importante, cioè le elezioni successive. Quindi credo che sia questo il problema. Però ci sono comunque delle situazioni in cui secondo me invece le primarie possono tirar fuori il candidato migliore, e bisogna avere quella preparazione, forse anche quella consapevolezza che in alcuni manca, di accettarle le primarie, cioè che alla fine poi se si crede in quello strumento bisogna accettare il fatto che quando emerge un soggetto dalle primarie è il soggetto più forte, e quindi tutti dobbiamo confluire su quel soggetto. Usate così sono sicuramente un ottimo strumento che può trovare il miglior candidato possibile in situazioni difficili e complicate. Vignini, vista da lontano, considerando che lei con serafido distacco ha valutato quello che è successo nella politica locale, ecco, come ha visto in questi ultimi anni Cortona? Beh, il mio serafico distacco decade immediatamente, devo dire, perché secondo me
Cortone in questi ultimi anni è stata amministrata malissimo. Malissimo perché sia dal punto di vista, voglio dire, degli elettori di destra, sia dal punto di vista degli elettori di sinistra. Io credo che anche gli elettori di destra si siano trovati spiazzati di fronte a un'amministrazione che non ha cambiato assolutamente niente. Partita con grandi propositi rivoluzionari, alla fine si arriva in fondo e non è stato cambiato niente, non sono state cambiate le disposizioni degli uffici interni all'amministrazione comunale, i dirigenti sono sempre gli stessi, i funzionari sono sempre gli stessi, non è stato cambiato nulla dal punto di vista delle linee programmatiche che erano state annunciate in maniera roboante, praticamente ne sarà stato realizzato sì e no il 2%, si è solo continuato, non sempre e non sempre bene, le cose che erano state messe in campo dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Oltre a questo c'è invece una protervia, un astio nei confronti di chiunque provi a dissentire che dal punto di vista della democrazia mi sembra un vulnus che deve essere sanato. Ecco, lei come valuta il fatto che il maggiore esponente di Fratelli d'Italia abbia definito Meoni un candidato divisivo? È un fatto di straordinaria rilevanza che sancisce una rottura, mi sembra, insanabile. Ma nello stesso tempo mi verrebbe da chiedere al segretario provinciale di Fratelli d'Italia come mai hanno continuato ad appoggiare questo sindaco in tutto e per tutto e continuino ad appoggiarlo fino ad ora. A parte le dichiarazioni di principio, in Consiglio Comunale Fratelli d'Italia ha votato regolarmente tutti i provvedimenti che sono stati portati dall'amministrazione Meoni. Io credo che ci sarà una certa difficoltà da parte loro a far capire quale sarebbe la differenza, quale sarebbe anche il motivo di questa così grave frattura che si è verificata. Viene il dubbio che si tratti semplicemente di una lotta di potere. C'è però un dato oggettivo sotto l'aspetto politico che assume un rilievo notevole, l'astensione sul bilancio del gennaio scorso, che era indicativa di una certa differenziazione, uno smarcamento politico nei confronti dell'operato della Giunta. È un segnale furbesco, ma che non influisce in nessuna maniera. Ci sono state da quel momento in poi decine di provvedimenti portati in Consiglio Comunale, su nessuno di essi si è verificata una differenziazione. Fra l'altro ricordo che per quanto riguarda il Consiglio Comunale l'astensione in realtà non ha nessun effetto, cioè praticamente se tu hai la maggioranza e loro ce l'hanno lo stesso è semplicemente, ripeto, una dimostrazione abbastanza furbesca che però non incide sulle politiche del governo. Io credo che da chi oggi rappresenta la stragrande maggioranza del voto di destra, anche a Cortona, ci si aspetterebbe di più. Chiedo a Roberto Casini, abbiamo poco più di un minuto, poi abbiamo il primo spazio pubblicitario, un commento relativo al fatto che se la Valditiana ancora può pensare in maniera univoca. Voi avevate, soprattutto sul turismo, fondato un'associazione con tutti i comuni, coinvolgendo anche l'area senese. Quel progetto è naufragato o è ancora valido? È valido nella carta, è valido nell'ideologia, perché io continuo a credere che sia un progetto importante. Non c'è stata la forza di portarlo avanti a livello politico. Io credo che in questi ultimi 4 anni e mezzo c'è stata proprio la volontà di non andare oltre. Le conferenze non hanno mai lavorato, hanno lavorato pochissimo, sono state poco coinvolte. E questo significa che poi alla fine chi ha fatto il capofila soprattutto sul turismo, mi riviene in mente le parole che uscirono, forse qualcuno le aveva tirate fuori, dal sindaco Meoni, in quanto non credeva nei progetti di ambito, ha detto in una riunione tra le associazioni, forse era il suo pensiero reale che poi non si è tradotto in nulla. Questo però ha portato un danno, credo un danno a tutta la Valdichiana, perché la Valdichiana in questo momento non lavora in modo unitario in settori strategici, purtroppo si vede, si respira, si sente e soprattutto lo vedono i cittadini. Bene. Noi ci fermiamo, è arrivato il momento del primo spazio pubblicitario, hanno portato anche il caffè a Vignini, tranquillo, non è con la cicuta, andiamo in pubblicità.
Seconda parte di, anzi, seconda e ultima parte di Caffè Bollente dedicato ai comuni di Cortona e Lucignano, ultimi 14 minuti di trasmissione prima dei saluti e dell'appuntamento a giovedì prossimo. Vignini, lei è stato molto critico nell'intervento precedente con l'amministrazione comunale di Cortona, però su un punto penso che possa convenire: il successo della mostra di Signorelli, e tra l'altro io so che lei la pensa alla stessa maniera su Creti per quanto riguarda il dibattito che si è aperto sulla futura stazione che verrà, fra virgolette, Medio Etruria. In generale io sono abituato a ragionare con la mia testa, e quindi può capitare, raramente, che io mi trovi anche in accordo con chi invece con me in accordo non ci si è trovato mai, neanche quando era per il bene di Cortona. Per quello che riguarda la mostra del Signorelli, io ritengo che si poteva fare un pochino di più. La mostra è piccola, diciamo raccolta, però è una buona mostra e sta avendo un ottimo risultato. Io questo non ho ragione per non riconoscerlo a Meoni. Invece, devo dire, trovo abbastanza stravagante il fatto che lui dichiari pubblicamente che avrebbe superato con questa mostra la mostra del Louvre, perché ci sono i dati ufficiali in rete facilmente reperibili che dicono il contrario. Riassumo comunque brevemente: sono 30.000 quelli di Luca Signorelli, evviva, bellissima iniziativa e grande successo. Quelli del Louvre furono 37.500. Non solo, ma con l'altra mostra, quella con il British Museum, superammo i 40.000 visitatori. E anche la prima mostra, quella con l'Ermitage, comunque si fermò sì a 26.000 visitatori, ma fu fatta però da settembre a gennaio, quindi in un momento di bassa stagione, cosa che evidentemente Meoni non ha azzardato a fare. Comunque, quando le cose sono fatte bene bisogna riconoscerlo, magari sarebbe opportuno che anche lui riconoscesse quelle che in passato sono state fatte ancora meglio. Vignini, cosa significa fare il sindaco di Cortona? Perché insomma delle responsabilità ci sono, non voglio dire che, però Cortona fra virgolette è una città speciale sotto vari aspetti, quindi obbliga ad alzare ancora di più l'asticella. Significa avere sulle proprie spalle il peso di più di 2000 anni di storia, sapere quindi che Cortona è stata una delle più importanti città etrusche, che è stata una importante città in epoca romana, che è stato un libero comune che si è distinto sul territorio, che poi è stata patria di pittori e artisti di ogni genere, di scrittori importanti. Ne cito alcuni, appunto abbiamo detto Signorelli, c'è Pietro Berrettini, detto appunto Pietro da Cortona, c'è Gino Severini, uno dei fondatori del futurismo, c'è Pietro Pancrazzi, parlando di scrittori, che è stato un elzevirista del Corriere della Sera e anche uno scrittore di grande importanza. Insomma, tutto questo è naturalmente un peso che abbiamo sulle spalle, ma è anche la nostra ricchezza. Io credo che anche da questo punto di vista si sia fatto molto poco, tant'è vero che Lucignano si è imposto sulla scena del turismo culturale, evidentemente occupando uno spazio che era stato lasciato vuoto dal mio successore Meoni, e anche Foiano, dove io lavoro, ha effettuato, secondo me, in questi anni un bel balzo in avanti. La riscoperta di Della Robbia è stata significativa. 10.000 visitatori a Foiano sono una cifra importantissima. Voglio citare anche, visto che fra poco, fra l'altro, ricomincerà l'edizione 2023, il Foiano Book Festival, che curo anche io personalmente insieme all'assessore Franci, che è anche vice sindaco, e mi sembra di poter dire che anche quello è stato un grande successo. Anche lì si sconta l'improvvida chiusura del Mix Festival senza averlo sostituito con niente. Beh, Mix Festival, c'erano d'estate delle polemiche legate anche alla Cortona Sviluppo e tutto quello che ne era conseguito. Lei cosa ha da dire su questo? Sono passati 5 anni, mi sembra che tutto quello che era stato detto sembrava che fosse lo scrigno di ogni male, non è successo assolutamente niente. Quindi questa è la prova provata che noi avevamo fatto le cose a regola d'arte, che mi sembra ci stia bene anche come definizione. Roberta, nella prossima primavera rivedranno i cittadini lucignani Roberta Casini, candidato sindaco per la terza volta?
Ma allora, questo sarà un percorso che sarà all'interno della coalizione che ha sostenuto me. Credo che prima dovremmo passare in un percorso di valutazione delle cose fatte e poi a seguito di quelle valutare quello che sarà il percorso migliore, la persona migliore da potersi candidare a Lucignano. Quindi ora lo decideranno chi lo deve decidere. Io personalmente a seguito di quello farò le mie personali valutazioni. Ora dico una cosa che so che lei si arrabbierà in questo momento, però primavera ci potrebbe essere anche una gradita sorpresa per Roberta Casini. Se Laura Boldrini si candiderà o verrà candidata alle europee e verrà eletto al Parlamento, visto che lei è la prima non eletti, potrebbe approdare un sindaco di Lucignano e della Val di Chiara e quindi ne potrebbe beneficiare anche l'intero territorio, anche al Parlamento, alla Camera. Questa è una cosa che riguarda qualcosa di estremamente tecnico e che dipende dall'operato di altri, quindi dipende da un'eventuale candidatura, da un'eventuale elezione, quindi credo che i percorsi che debba fare Lucignano siano percorsi che vadano da sé e non tengano conto di tutto il resto. Tra l'altro io mi sono candidata quel listino per dare una mano, per dare un sostegno, era assolutamente improponibile pensare di essere eletta, l'ho fatto comunque da sindaco, non sono incompatibili, quindi non certo. Mi vedo. Senta Roberto, come ha fatto lei a coniugare turismo e anche centrare obiettivi legati all'economia con la presenza di aziende importantissime che danno sostegno all'economia reale e al benessere dei cittadini? Io credo che questo modo di avere un bilanciamento e anche di coniugare questi due aspetti viene da politiche che in questo territorio abbiamo portato avanti da tanto tempo. Io sono quel consiglio comunale dal 99, prima come semplice consigliere, poi come assessore al turismo proprio della Giunta Seri, e scelte importanti furono prese proprio allora, quando il sindaco dell'epoca insomma ci portò a conoscenza della volontà di un'azienda importante come la SVI di venire nel nostro territorio. Non sono scelte che si contraddicono, le quali bisogna trovare una sintesi, ma bisogna avere in testa un'idea precisa di sviluppo di un territorio e cercare di portarla avanti. Non lo si fa in 5 anni, non lo si fa in 10, ma lo si fa tutti insieme con una volontà di arrivare a quell'obiettivo. Io credo che l'arma vincente di Lucignano sia sempre stato questo. C'è un dato oggettivo, mi permetta una battuta, io credo che però lei tutti gli anni nell'ordine a Natale deve mandare sempre un biglietto di ringraziamento nell'ordine alla Regione Umbria, al sindaco di Città di Castello, al sindaco di San Giustino, considerando che avevano occasione con quell'azienda, hanno mandato in malora, fra virgolette, la ferrovia centrale Umbra, non dandogli nemmeno uno sbocco, e ora la SVI ha fatto una scelta di campo ben definita perché aveva bisogno proprio di un attacco, un braccio con la ferrovia di maggior rilievo, e quindi l'occasione è stata benissimo sfruttata da Lucignano, che oggi si ritrova un'azienda che da 80 dipendenti siamo a 160 abbondanti. Ecco, insomma, vuol dire tanto per il territorio. Tantissimo per tutto il territorio della Val di Chiana, per tutto il territorio della provincia d'Arezzo, addirittura per parte di quella di Siena. Poi un'azienda importante che si è imposta anche sull'indotto, quindi non è soltanto i dipendenti diretti dell'azienda. E questa è la dimostrazione di chi ha una visione del futuro e che invece è limitato, perché ogni scelta che facciamo a livello amministrativo ha una, praticamente si deve poi riflettere su qualcos'altro, e se pensiamo di chiudere una piccola ferrovia forse c'è qualcun altro che ci rimette, quindi a volte non sembrano correlate ma poi in realtà scopriamo che lo sono, quindi la miopia di qualcuno è stata la fortuna di qualcun altro. Senta Roberto, ora se Vignini tornerà in campo e riuscirà nei suoi intenti potrebbe insidiarla per quanto riguarda il rilievo mediatico, però qualcuno dice che l'agnelli della sinistra, nel senso proprio livello mediatico, è Roberta Casini in Val di Chiana. Lei riesce sempre a monopolizzare le attenzioni con grande rilievo. Allora, intanto ora io non mi permetto di paragonarmi a nessuno, quindi tantomeno al sindaco Agnelli, in quale insomma abbiamo anche poco in comune, ecco, diciamoci, dai colori alle forme e ad altre cose. Però lei è una cittadina di Agnelli, visto che abita. No, io sono la moglie di un cittadino di Agnelli, è diverso. e quindi insomma, al di là di questo, invece, per quanto riguarda io, non so se insidierà, perché dipende da tante cose, lui che si deve candidare, vincere, io che mi devo ricandidare e che devo vincere, però sicuramente io e Andrea Vignini eravamo insieme
in diversi posti ad applaudire le stesse cose, quindi credo che ci troveremo sicuramente bene. Ci conosciamo. Esatto, non lo diciamo. Però adesso tra l'altro dovrete fare il congresso provinciale insieme, quindi auspica cosa chiederete al nuovo segretario? Ce ne sono due in lizza. Allora, io chiedo essenzialmente un cambio di marcia. Io credo che ci voglia discontinuità rispetto all'operato che il PD ha avuto in questa provincia. Abbiamo scelto troppe volte in pochi, troppe volte in stanze chiuse, c'è bisogno di una condivisione, ma non di dirlo, c'è bisogno di farlo, perché purtroppo a volte qualcuno lo dice mentre sta facendo la scelta, di chi ha fatto quella scelta l'ha fatta in stanze segrete. Io sostengo in questo caso la candidatura di Michele Ausilio proprio perché ritengo che Michele sia veramente il rinnovamento in questo momento, perché è una scelta trasversale, intanto non appartiene a nessuna mozione, questa secondo me è la cosa più importante, e poi perché c'è veramente in lui, si vede, si respira la volontà di rottura con un modo di fare del passato. Sicuramente Michele è uno che se sbaglia sbaglierà con la propria testa, e questo per me in questo momento è davvero un valore aggiunto. Il fatto invece che dall'altra parte si voglia far passare come una candidatura proprio di mozione, sostenuta anche da personaggi importanti di quelle mozioni, significa che ancora siamo miopi e che non si capisce che le correnti, le mozioni sono state e purtroppo saranno la rovina anche del PD a livello nazionale e provinciale. Vignini, guardi, io su questo devo dire sono ancora in attesa di verificare quali sono gli effettivi programmi dei due candidati. Voglio provare a giudicare sulle cose, visto che appunto sono saltate le divisioni di corrente, questo secondo me è un bene oggettivamente, devo anche capire chi propone cosa. Peraltro questo è l'atteggiamento che noi ex, come dire, di articolo 1 abbiamo in tutti i congressi della Regione Toscana. Ci vogliamo uniformare in questo senso e quindi valuteremo sui programmi e non sugli schieramenti precostituiti, che peraltro ad Arezzo sono saltati. Bene, allora siamo all'ultima domanda perché ormai siamo addirittura d'arrivo, però non ho capito bene la risposta su Media Etruria. Ah sì, no, non è che non l'hai capito, non l'ho detto. Io penso questo. Intanto, ma sono a una certa età ormai. Allora, a me piacerebbe intanto che si facesse, e la cosa non è, come dire, secondaria. Io parlavo di queste cose, discutevo di queste cose quando ero sindaco, e quindi avendo io concluso il mio secondo mandato nel 2014, si capisce bene qual è stata l'evoluzione della faccenda. Litigare per qualcosa che non esiste mi sembrerebbe abbastanza stravagante. Detto questo, io vorrei affidarmi a chi ne sa più di me, quindi ci sono in questo momento tavoli tecnici aperti. Oggettivamente però non posso fare a meno di dire che, visto che al cuor non si comanda, che se questa cosa venisse poi alla fine impiantata all'interno della Valdichiana e del territorio cortonese, certamente non ne sarei dispiaciuto. Bene, una battuta anche a Roberta su questo? Allora, io su questo parto dagli stessi presupposti di Andrea Vignini, cioè mi affiderei alle valutazioni tecniche, a tavoli tecnici, e vorrei che si tenesse conto esclusivamente di risultati tecnici. Detto questo, mi sono proprio lo studio tecnico che la Regione Toscana in tempi passati ha commissionato e ha visto, dava quella di Rigutino come la soluzione migliore proprio per lo scambio ferro-ferro e anche per l'apporto di numeri che in questo caso Arezzo avrebbe. Ricordiamoci che Arezzo ha anche un centro fiere. Che naturalmente è importante mantenere e sostenere, e che la stazione nelle vicinanze comunque sarebbe un bel polmone. Detto questo, per me l'importante è che si faccia e che si tenga conto di quelli che sono davvero i risultati tecnici, e che la politica in questo caso faccia un passo avanti perché decida, invece che tenere le cose ferme. Bene, io mi auguro anche un'altra cosa, che presto venga diciamo chiarito questo aspetto, sotto l'aspetto proprio tecnico, e se dovesse essere scelta Creti, ecco, in questo momento non voglio fare il partigiano né nell'uno né nell'altro, anche perché poi c'è l'altra proposta delle Treberti, come propongono gli amici della Valdichiana Senese, se dovesse essere scelta di non fare lo stesso errore che è stato fatto con l'ospedale della Valdichiana, che si raggiunge bene solo da una parte e le altre zone della Valdichiana
hanno dei seri problemi ad arrivare in tempi utili in quella struttura sanitaria. Comunque non faremo sicuramente, almeno per parte mia, non faremo sicuramente le barricate, ripeto, ci convincano con i dati, questa è la cosa importante. A questo punto io ringrazio Andrea Vignini che, ripeto, ha giocato a carte scoperte e ha proposto la sua candidatura a sindaco di Cortona. Ringrazio anche Roberta Casini che inizierà questo nuovo percorso per arrivare al terzo mandato. Si conclude qui la nostra seconda puntata di Caffè Bollente, la prima dedicata al cammino dei nostri comuni in vista del rinnovo e in vista del voto di primavera. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.